Bagno di folla per il taglio del nastro del terzo ponte sul Saline a Montesilvano. Le massime autorità politiche hanno partecipato all'inaugurazione di quest'opera fortemente voluta dalla provincia di Pescara e anche dalla regione Abruzzo, un'opera che servirà a snellire il traffico viario, soprattutto nella zona nord di Pescara, nell'area metropolitana e a ridosso dei comuni di Città Sant'Angelo e Montesilvano. È un'opera importante non solo per la provincia, penso per l'intera regione Abruzzo, perché è un'opera strategica sotto il profilo per snellire la viabilità, ma è anche importante perché è un ponte strallato, un ponte all'avanguardia ingegneristicamente parlando, è un ponte che dà lustro ulteriore alla nostra provincia, alla nostra regione per l'evoluzione e per il progresso sotto il profilo infrastrutturale. Terzo ponte sul fiume Saline, gli altri due sono stati già inaugurati negli anni passati, sono già pienamente fruibili da parte della cittadinanza, ma c'è la ciliegina sulla torta che riguarda l'allungamento per il collegamento con Silvi Marina e dunque con la provincia di Teramo. Sì, con questo ponte si chiude un importante appalto che risale al 2013, la prima consegna dei lavori per i tre ponti sul Saline risale a novembre 2013. Nel corso di questi anni ovviamente i primi due ponti si sono aperti e hanno già dato i loro frutti per la viabilità, e con questo terzo ponte, che è un ponte importante e strategico, ma lo diventerà ulteriormente quando poi, come hai detto giustamente tu, la ciliegina sulla torta, si va a collegare Silvi Marina a Montesilvano e Città Sant'Angelo. Questo diventerà veramente strategico per le due comunità, perché Silvi non sarà più isolato, Montesilvano non sarà più isolato e dà molta più fruibilità soprattutto al turista che interviene su questa nostra zona. Il costo dell'opera? Il costo, l'appalto iniziale era 15,6 milioni. Il terzo ponte incide sui 15,6 milioni, 5,5 milioni. Titolare della ditta esecutrice dei lavori, la ditta Di Prospero, una grande soddisfazione anche per voi oggi poter assistere al taglio del nastro di questo terzo ponte sul Saline. Per noi questo è un orgoglio, dopo tanti sacrifici, tanti problemi, arrivare al lavoro completato per noi è una grossa soddisfazione, insomma. Un'opera che ha avuto una genesi importante, quanto sono durati i lavori? L'appalto è stato fatto nel 2010, poi c'è stato dei blocchi per motivi, ricorsi al TAR, 3-4 ricorsi al TAR, uno al Consiglio di Stato, qualche problema con gli espropri e poi finalmente siamo arrivati a termine. Poi preciso pure che questo ponte, nell'approvazione del progetto, è stato stralciato perché c'era un problema dell'uccello che nidificava nella zona, che era progettato circa 300 metri più verso il mare, e dopo tante storie c'è stato fatto tirare verso monte, verso la ferrovia, e ci hanno dato l'ok dopo un anno e mezzo rispetto alla consegna degli altri due. Siamo con il progettista dell'opera, il professor Dezzi. Vogliamo spiegare anche le caratteristiche tecniche di questo ponte, il materiale utilizzato e anche insomma l'importanza di una struttura moderna aerodinamica? Sì, vorrei dire prima che l'apertura al traffico di un ponte è una buona notizia. In un periodo in cui i ponti sono agli onori della cronaca per i crolli, per i dissesti, le chiusure delle strade, devo dire questa è una bella giornata. Questo ponte è un ponte strallato, lo chiamiamo in gergo,
cioè con quattro antenne che sospendono l'impalcato con gli stralli, questi cavi sono, li chiamiamo stralli. È un'opera abbastanza complessa, pur non essendo un ponte di notevoli dimensioni, è pur sempre una luce di oltre 100 metri, scavalca il fiume, quindi sono dovute superare le difficoltà di costruire l'impalcato senza trovare l'appoggio sul fiume. E è un'opera realizzata prevalentemente in acciaio, anche se l'acciaio non è il solo materiale, perché le travi dell'impalcato poi sono completate con una soletta in cemento armato e anche i piloni, che sembrano completamente metallici, sono riempiti parzialmente dal calcestruzzo. E poi quest'opera ha la caratteristica di avere questa passerella lato mare, questa passeggiata che consente di collegare le due sponde e che potrà realizzare in futuro il collegamento con le piste ciclabili che cammineranno lungo la costa, e quindi mettere in comunicazione le due sponde attualmente interrotte dal fiume. Siamo con l'ingegner Mario Traversini, direttore dei lavori. Oggi arriva a compimento un lavoro portato avanti per tanti anni e che oggi può vedere finalmente raccogliere anche i frutti di questo lavoro. Sì, è un lavoro che dopo 6 anni di direzione lavori arriva finalmente a compimento con l'apertura al traffico di questo terzo ponte. È un'opera molto importante ed estremamente particolare sia per gli aspetti tecnici che per gli aspetti estetici. Bel ponte, sismicamente isolato, del quale vi avrà già parlato il professor Dezzi come progettista. Io voglio mettere in evidenza soltanto una cosa. Devo innanzitutto ringraziare chi ha consentito a me di fare la direzione dei lavori di un'opera così importante. Non si fanno tutti i giorni opere di questo genere, anche perché quest'opera ha risentito in maniera notevole degli effetti devastanti dovuti alla caduta del ponte Morandi, con tutta una serie di implicazioni anche nell'esecuzione dei lavori. Ma soprattutto voglio ringraziare l'impresa di Prospero, che con la sua capacità organizzativa, tempestività, conoscenze e quanto altro ha saputo organizzare con perfetta sincronia le fasi di realizzazione di questo ponte, che hanno visto coinvolte moltissime aziende. La cosa che voglio mettere in evidenza in maniera estremamente positiva è che la di Prospero è stata in grado di realizzare quest'opera senza che si fosse verificato un benché minimo incidente sul lavoro, neanche una martellata. Di questo di Prospero ne deve essere estremamente fiero e soddisfatto, perché ogni giorno sentiamo sui cantieri morte, persone, richiami. Non ultimo quello del Presidente della Repubblica Mattarella, che dice non si può morire per andare al lavoro. In questo caso un'opera così particolare e così importante è stata risolta senza alcun problema. Sindaco De Martinis, una grande giornata, un'opera attesa da anni. Sì, una grande giornata di festa, una giornata importante che appunto regalerà al nostro territorio un ponte di collegamento tra il Monte Silvano e il comune di Città Sant'Angelo, due comuni che da tempo attendevano questa inaugurazione, un'inaugurazione molto travagliata, nel senso nella misura in cui insomma il ponte da anni
ha avuto progetti modificati, ha avuto lavori che hanno interessato appunto questa zona, e finalmente oggi si porta a conclusione tutto un iter, anche seguito da qualche polemica di troppo, che collegherà il territorio di Monte Silvano a Città Sant'Angelo, snellendo di molto il traffico viario. E ci auguriamo, perché no, nella misura in cui il mio collega Perazzetti sta lavorando alacremente, anche il collegherà e allungherà anche l'offerta fino al territorio di Silvi, quindi collegando anche la provincia di Pescara a quella di Teramo. Una giornata di festa, una giornata di festa che noi abbiamo voluto ulteriormente impreziosire, intitolando il ponte a Filomena delle Castelli, una donna che ha vissuto la sua vita nei territori di Città Sant'Angelo e Monte Silvano, portando in alto il nome dei due comuni. Sindaco Perazzetti, un'opera strategica, diceva il suo collega De Martinis, un'opera che era attesa da tanti anni e che porterà indubbi benefici alla città di Città Sant'Angelo. Un'opera importantissima per tutto l'Interland del Pescarese, perché se dobbiamo iniziare a crescere come Interland, cioè come città metropolitana, come grande agglomerato di diverse città. Città Sant'Angelo gioverà nel momento in cui si riuscirà a portare a termine quella strada di congiunzione tra i due ponti, come giustamente diceva prima l'amico e collega Ottavio De Martinis, sindaco di Monte Silvano. E noi dobbiamo riuscire a lavorare alla clemente proprio per arrivare a quell'obiettivo lì, che sicuramente porterà giovamento per l'utente, per tutti i cittadini di Monte Silvano, Città Sant'Angelo, Silvi e di tutto l'Interland del Pescarese. Questa è un'opera che è partita molto molto tempo fa, almeno tre governi provinciali, almeno tre giunte regionali, compresa questa che ha appena iniziato la sua attività. È un'opera strategica, bellissima, dagli enormi contenuti tecnologici, moderna ma soprattutto molto utile, come lei ha raccontato, che rischiava di rimanere un'incompiuta però. Perché, come spesso avviene in Italia, si erano affastellate le procedure tecniche, il progetto ha subito molti cambi per via della presenza di fattori ambientali contrari e quindi i costi erano lievitati. Fortunatamente aveva vinto una ditta particolarmente solida e con il cuore ben radicato su questo territorio, e di conseguenza il nostro arrivo ha portato alla semplificazione delle procedure con il nuovo governo provinciale e al rintracciare le risorse necessarie per poter completare quest'opera, che oggi non è un'incompiuta, è una realtà che ulteriormente si completerà con la nuova strada che va verso Silvi. A quel punto tutto questo enorme tappo di traffico che si crea in questa zona sarà fluidificato, con un evidente vantaggio dal punto di vista della qualità della vita, delle imprese, delle attività commerciali, di tutto ciò che produce economia. Molto importante, diamo sfogo a un'altra, diciamo, alternativa nei percorsi di viabilità che potrà sicuramente contribuire ad alleggerire il traffico, a rendere più scorrevole i collegamenti nell'area metropolitana a nord di Pescara, ed è un altro tassello importante per l'Abruzzo che cresce. Abbiamo trovato quest'opera incagliata per varianti progettuali e problematiche di vario tipo. Siamo riusciti nel giro di poco tempo a reperire oltre 3 milioni di euro per completare l'opera, perché tanti ne sarebbero serviti. Abbiamo fatto uno sforzo importante, se non lo avessimo fatto questa sarebbe diventato un altro monumento alle incompiute e agli sprechi della nostra Repubblica, quindi per noi, diciamo, un punto di orgoglio quello di riuscire a dimostrare con lavoro silenzioso, faticoso ma efficace, che le cose si possono fare e che i cittadini possono ricevere le risposte che meritano. Poi ci sarà la ciliegina sulla torta, perché ci sarà l'allungamento e comunque il collegamento anche con la provincia di Teramo e con Silvi. Adesso lavoreremo per completare, diciamo, tutta la direttrice, quindi mettiamo in fila le cose una alla volta e vedrete che arriveremo anche a questo. Box.